arribas. Ajá. Allora, vedi Italia, no? Avevamo fatto una bella videochiamata perché gli amici qua avevano avuto la bella idea di trovarsi tutti in videochiamata, no? E abbiamo utilizzato Google Duo, però se io utilizzo il registratore, niente, va via la mia voce. Quindi dai, vediamo un po' di tirare fuori qualche pezzetto qui con la GoPro. Tipo tu, io so che tu già vuoi chiedere a sti elementi qua, sti qua, cosa stanno facendo loro in questo periodo. Un cazzo, dai. Dai, tacchiamo da Marilena che ha detto un cazzo che sparisce. Eccola qua, aspetta. Io non penso un cazzo. Ah, Marco scrive, Marco dove sei? Ah no, voi scrivete. Sta prendendo le mille erbe. Può essere. Ciao, come scrivere? Ciao. Ciao, Fufo. Cipi, saluta anche te. Cipi, non guarda sempre i gatti fuori. Emi. Ah, ah sì, fagli della pallina, sì, brava. Ecco, guardate la mia pallina. Cara. Ciao, Whischetto. Yuri. Oh. Yuri. Oh. C'è Marco che cerca di entrare. Sì, che apre la porta e cava le scarpe. Eccolo Marco, ciao. Che roba. Non vedo niente. Mamma, che casino. Volete che parliamo a turno, che ognuno racconta come passa il tempo? Cosa dite? Tu parli. Bene. Io racconto anche per te che cucini dalla mattina alla sera. Ecco. Eccolo lì. Eccolo là. Marco Fiat, eccolo là. Guarda te se devo registrare con la GoPro. Con tutte le tecnologie che abbiamo qua. E Marco Zena. Fabio, cosa fai? Mangia. No, tutti che mangiano. Non mangia anche Mirko, tutti che mangiano. No, mangiano. Oh. Ma non è valido. Voi state mangiando. Io sono contento di vedervi sorridenti così, io sono Triscarella. Beh, mi immaginiamo. No, lo so, gli ho detto al fidanzato, mi dispiace tanto. Poi a vedervi così tutti quanti assieme, i cagnolini, pensare anche quando io venivo sempre da voi, avevo sempre anche la Holly con me. Insomma, è solo il terzo giorno oggi, il secondo giorno effettivo senza di lei, faccio un po' fatica ancora. È normale, Ezio. È normale, sai che ti capiamo benissimo. Adesso dai, che tiriamo su un po' noi e poi la Holly nessuno te la toglie dal cuore. Io sono felicissimo di essere qui con voi. Anche se ho l'occhio lucido, direi è normale. Guarda che faccio. È normale. E adesso mi rendo conto che la routine, le cose normali non erano così tanto normali, no? Mi mancano terribilmente. Lo immaginate, chi ha avuto dei cani, che c'è già passato, sì. lo sa. Guarda, per consolarti facciamo un collegamento al giorno, così ti rompiamo così le balle e rendiamo tutta la tua vita, che dirai, no, per carità, sto bene, basta, da solo, mi isolo in montagna, basta. Io sono già... Va bene. Era Marco, guardate Marco che litiga con le uova. No, ragazzi, però Ezio col formaggio, Marco con le uova, Fabio col coltello, cioè, io mi sono appena lavato i denti. Volevo portare la pizza, ma mi sono fatto una doccia. Ho fatto una doccia. Ma Fabio, te non riesci a parlare? Non leggo, Fabio. Ma è anche sparito Fabio adesso. Allora. Ah. Che vuoi il numero? Che numero? Ah! Fare il numero. È mio ragato. Uccio, mi spacca il camper. No, comunque devo fare un annuncio. Sei incinto? Allora parliamo di cose serie. Il primo raduno dopo la quarantena, giusto per infettarci. Dove andiamo? Al caldo, senza i vestiti. Cioè. Sarà agosto. Io anche se è distante da me andrei a Tremonti. Ah? Andresti? Andrei? A Tremonti. Allora, Ezio, un posto freddo dove stare coperti, perché la quarantena mi sta rovinando. Quindi anche Francesco. Sì, ragazzi, non vorrei illudervi, ma quando sarà finita la quarantena ci sarà il caldo. Ma sarà agosto. Agosto. Però arriverà a fine maggio, Tremonti sarà bello secondo me. Per l'acqua più che altro. Ma certo,
estate sarà una cosa lunga, ragazzi. Ezio, scusa, non me ne volere, ma non siamo tutti come scaldarosi come te. No, non sento più un cazzo. Tuttora io abbraccio la stufa a pellet bella calda, cioè non ce la posso fare. Però il rischio della brusa è che se facciamo un weekend così. Ma no, cambiamo posto, andiamo verso il caldo. Un qualcosa di balneabile. Ale, ti do Kilim, che così ti stai bello al caldo. Esatto. No, guarda, c'ho già la Tiffany che quando sente le telefonate in viva voce viene a strusciarsi. Grande Marco. Che non lo vedevo. Salute. 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 Ovviamente lo faccio scegliere a voi perché sarà nelle vostre zone. Se vuoi andare al mare, però considerate che quel momento che si no, una possibilità di muoversi sarà un po' di come ci sarà la possibilità dopo partiti sarà un casino in giro. Possiamo trovare anche un altro posto, è anche infrasettimanale, no? Se ci riusciamo, che non sia sabato domenica meglio. Allora io sono la quarantena dura a lungo tipo luglio, così io non lavoro, quindi sono libera, però non si può muoversi. Non vorrei che ci vogliono 3 mesi prima che ci possano fare è vero? Vabbè. Io penso che sicuramente ci vorranno dei mesi ancora. Almeno le province... Parlano a giugno. Almeno ho sentito Zaia, parlavano fino a giugno. Ma se fino al 31 luglio possono prolungare? No! Posso più? Si ovalizzano le ruote! Fai prima retro nel cortile, Jacqueline! Noi abbiamo il camper del concessionario ancora! Possiamo andare a prenderlo! Il concessionario camper tuo! Abbiamo fatto un po' di lavori! Gli ha fatto il tuning e gli ha fatto! Adesso non vorremmo fare proprio gli sboroni, dai. Luce a led sotto. Ha messo la stufa a palle. Sicuro? No. Un po' di cose. Ha messo la piscina sopra? Sì, perché abbiamo un tetto bello resistente, quindi bello ci piace. Tutti i nostri ospiti. Un idromassaggio manca. Sì, quello in bagno. Quello Dale e la madre cucinano. Esatto. Io suono no, la madre deve cantare. Ale, devi far da mangiare te per tutti. Ma non possiamo fare che io suono i clacson. Dai, mi lava i piatti, io no. Io odio lavare i piatti. Io non lavo Yuri, i piatti. Yuri. Però pensavo. Se... Domani Jacqueline a pranzo volevo riuscire a fare, se riesco con le tempistiche, faccio i ravioli ripieni, ricotta e zucca. Se non ci vediamo troppo tardi. Ma fidanzato, ma si mangia sta roba qua? Allora io domani farò fare le tagliatelle, dai. Di nonna Pina. Fate ieri le tagliatelle con farina di ceci, tutte di ceci. Wow. Eccola là un'altra con i ceci. Bravissima. Qualcuno manda un Corriere Espresso con Massoglietto, grazie. Giusto, bravo. Yuri, cosa stavi dicendo? Se, allora, magari raduno non lo so, ma se dovessimo fare una bella uscita tra di noi, star via 2-3 giorni, visto che non costa un cazzo, perché non andare a Plitvice, che è un posto epico? E non mi ricordo da Plitvice al confine con l'Italia che ci fosse stata tanta strada quella volta. Cioè, stavo provando a pensare, ma non mi pare che era lunga. O mi ricordo male. Vengo giù il giorno dove, e mi, e dove c'erano i laghi, Yuri? Ah, sì, dove là. Là c'è un campeggio. Il campeggio costa meno di 20 euro. E... Eh? Tutto incluso. Sto mangiando come fa a seguire, perché a me gira la testa. Cosa? No. E c'è anche la navetta che porta i laghi inclusa nel prezzo. E là c'è wifi, docce. Secondo me bisognerebbe rivedere la strada, perché per me non era distante, però magari ricordo male. Ma Yuri, io non so se ci fanno uscire dall'Italia. Ah, cazzo, è vero. Andiamo su un'isola? No, Venezia, Burano, Murano, Torcello. purtroppo, se no non lo so. Ma parla bandiera. Siamo vicini, guarda. È vero. E
Ecco, adesso è arrivato Antonello. Oh, ce l'hai sopra, No, ce l'ho sotto, fidanzato. Andrea. Ognuno ha la propria. Adesso la Marilena. Marco, dove è andato a finire? Prima era è sotto con le uova. E si alterna. 4, 5, 6, 7, 8. Perché siamo in più di 8. Continuate a parlare assieme, non si capisce. È vero. Alexa. È arrivato il moderatore Marco. Alexa. No, il moralizzatore. Alexa, hai rotto i coglioni. Non parte. Alexa, volume 8. Lontano da Alexa. Ah, ecco perché. Insomma, beh, teniamoci quella se ci fanno uscire. Plitvice. Se non ci fanno uscire, che sarà caldo. Tramonti. No? Muori in qualche lago. Ma che sia da farsi il bagno o il lago? Perché se è caldo merda... In modo di poter avere i camper vicini al lago per poter lasciare i cani magari dentro per periodi non troppo lunghi. Sì, ma ci vuole anche un lago che sia balneabile, se no andiamo a torturarci. Cioè, sotto... Il lago di Garda non c'è niente? Non lo so se sì. Ancora il ricordo del Moscone? Sì, ma il bagno noi. Il bagno noi. Perché fa caldo dopo? Luglio, cosa è successo? No, ma dove eravate andati col Moscone? Era se la nevea, cioè là farà freddo comunque perché sei tanto alto. È tanto ripido, sì. Tanto ripido. No, io non lo voglio più fare. Io ho visto un bel lago balneabile che secondo me si può trovare dei posti, non so, in sosta libera, ma sicuramente con economici. Al lago d'Idro, che è vicino al lago di Garda. Lago d'Idro vuol dire che ha l'acqua. È un po' distante per voi il lago d'Idro, eh? Vabbè. Ma sono due ore, Ezio. Sono due ore e mezza. Sei per me, va bene. Io impiego per te. Va per bene te, per me, che è più vicino. Io da Trento aspetta, è Molveno. Ezio, fermo. È sparita gente. Io da Trento impiego un'ora e venti a arrivare al lago d'Idro, anche un'ora e mezza andando veloce. Velocità ma di fidanzato 4 ore. Anche sì. Ma parla il giorno dopo. Sono campeggi, ti fanno stare in campetto. Ma in Trentino non ci sono le che c'è. O anche qualcosa per i piedi, tipo un ruscello, tipo io qua nella mia foto profilo che sono a mollo con le gambe. Che cosa c'è? Andiamo da podologo. Ma io penso ai 40 gradi di quest'estate, cazzo! Cioè, non so. C'è un posto che bello, ma che bello una merda! C'è un posto che è vicino a Tramonti, sulla valle in parte, la Val d'Arzino. Che c'è possibilità di carico e scarico, sei in mezzo al nulla, eh? E c'è il camper service, è gratuito. È vero. Quello che dicevi te. C'è questo spiazzo, non ci si sta in tanti, cioè se dobbiamo fare, facciamo tra di noi in pasta, Non raduni, Yuri, non raduni. Sì, sì, ma c'è acqua. C'è in parte il ruscello e a mezzo chilometro c'è il carico dell'acqua per il camper service. Gratis. Gratuito. E anche puoi scaricare, una volta che vai via, vai lì, scarichi senza fare la strada tutta pesante. Buono. Perfetto. Eventualmente... Oh. E sei completamente wild. Aggiudicata. Aggiudicata. O quella o Plitvice, dipende da cosa si può fare. Esatto. Però aspetta, no, Plitvice d'estate no, si muore. No. Okay. Cioè c'è troppo da camminare e non si può più fare il bagno. Ma aspetta, Yuri. Ok, pensa che non tutti sono come te, quindi se tu hai, cioè per te 20 gradi è caldo, per me 20 gradi è freddo come per la Jacqueline. No, vabbè, sei sotto al sole e c'è da fare stracchilometri, là è immenso, è un parco nazionale, è enorme. No. Ale, io sono come Yuri, per me 20 gradi è già troppo. Esatto, no, troppo 9. 30 gli è massa, ecco. Ah, teatro, eccolo, teatro manca, eccolo. Le uova che sono mangiate Marco, non c'è più Marco, ci sono solo le uova. Che casino Italia. Se andiamo a Plitvice di sabato e di domenica, arrivano 150 pullman in un posto così, come minimo. Sì. Ma andiamo dopo che te vetino. No, bisogna andare nel posto o nel wild che diceva lui, secondo me, oppure bisogna andare durante la settimana, non il fine settimana. Ah, ok, sì.
Sì, e vediamo la situazione coronavirus, se i lavori sono chiusi, boh. Ok. Mirko, sei tu vivo, ti? So che sto. Non sei, ah, là. Andrea, sei tu in furgone? Sì, in furgone, sei in furgone. Ah, re, mi pare a me, vedo. Tesla Green. Ma sono sparito, ah, ecco lì. Io perché vado a preparare la cena. Ok. E allora anche noi, quindi Italia, hai capito che non abbiamo capito niente? Ciao ragazzi! E vedremo cosa organizzare. Qualsiasi raduno faremo, lo metteremo nel gruppo, dai. La viviamo. Cosa devi fare? Ma tu sei a Bergamo? No, io vivevo a Pavia, vicino a Milano. 40 km da Milano. Oh, yeah. È una zona abbastanza colpita, eh? Esatto, proprio la zona nera. Mamma mia. Proprio, diciamo, qui ogni 5 minuti sento un'autoambulanza che viaggia. E voi a Bergamo siete quelli che stanno peggio, da quello che leggo. Sì, Bergamo, Brescia, di là sì, di lì sì. Però dai, piano piano, andiamo avanti piano piano. Forse coraggio. Purtroppo, te l'ho detto, disgrazie succedono. Purtroppo anche vicino, ma è successo, dunque cerchiamo di andare avanti lo stesso. Bravo. Gli altri che cerchiamo di tenere la figlia a casa, che anche lei non sta troppo bene. Però speriamo che non sia quella cosa lì. Andiamo avanti. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Tornando al discorso del prima, no? Pensavo che te ne contavi a Vicenza come che sia la situazione. I gatti come io, abbondanza. A lungo si pigati. Noi pigati? Orca miseria. Se vuoi anche il cane, guarda, è diventata di... Aspetta, te la alzo, eh. Poisa. È morta Dea? 10 kg è diventata questa cosa qua. Il turno per portarla a pisciare, no? Esatto. Prestala al vicino per 10 euro. Affittala. Tra poco vuoi che i piroghi ne pegno su me. In Trentino, Ezio, che uno pensa magari è in montagna, com'è la situazione? In montagna era fantastico, ragazzi. Sia quando nevicava, quando c'era il sole. Era proprio bellissimo. E ero da solo. Da solo. È stato fantastico. Purtroppo adesso sono agli arresti domiciliari. Dalle proiezioni dovremmo essere una delle prime regioni a uscire con un po' di libertà, perché ci sono stati pochi contagi e pochi morti. Ah, ma questo per densità di popolazione, secondo te, che io non conosco il Trentino? Secondo me perché sono super severi. Io solo per andare a fare, ogni volta che vado a fare la spesa mi fermo. E ho il supermercato a 50 metri. Fanno dei controlli tassativi, per cui le strade sono deserte. Deserte. Ci sono solo i gatti che sono scappati via da Vicenza. Ma Yuri, ma adesso con le restrizioni come fate voi qui in camper? Ah, ma a me mi conoscono. Non vi potete proprio spostare o potete girare no, in zona? Beh, oddio, anche per buon senso io non mi sposto, io sono qua fermo. Mi sono spostato per andare al centro di medicina e per fare il carico dell'acqua e basta, insomma, se no... Io anche sono a casa, ma... domani viene a trovarmi il fruttivendolo che mi porta la frutta e la verdura, fidanzato, ordinata. Oro. E basta, tutto, ho i tubi. Pelle te ne ho, sto a posto. E dalle altre parti d'Italia, ragazzi, cioè qua senti qualche ambulanza passare, tipo oggi io ne ho sentite due. Cioè per capire un ma po' dove? Le situazioni, gli altri paese. Io sono vicino all'ospedale, ma fortunatamente in questi tre giorni non ho l'ambulanza. Ho sentito solo elicottero e basta. Da noi? Ci sono 7 contagiati qua a Pasiano e i parenti in quarantena, però non senti ambulanza. Cioè le ambulanze le senti, ma siccome non siamo abituati a sentire l'ambulanza perché arrivano per la casa degli anziani, non so se a cosa attribuirle. Sì. Comunque io oggi ho guardato i dati Istat che avevano postato su Facebook, il fatto che non fosse un fake, e tranne nella zona lombarda, dappertutto ci sono meno morti del primo trimestre dell'anno scorso. E dicono sì. Vuoi perché ci sono meno incidenti automobilistici, però meno gente che esce, c'era più influenza e più deceduti l'anno scorso. Io cambiamo il discorso, ho un piccolo annuncio da fare. Intanto brindo. Ma no, per dire, perché ho consegnato le chiavi di casa. Grazie, io non ho capito.
E anch'io non ho capito. Piove le chiavi di casa. Ah, il piove, le piove in casa. Ha consegnato le chiavi di casa. Ah, ok, ho capito, le piove in casa. Fidanzata testimone, da quant'è che non bevo nulla di alcolico, non sono tanto. Ubriaca. Tanto, da troppo, tanto. Da troppo. Tanto, tanto. Effetto di affamina. Pensa che non ho due bottiglie in frigo, ma gliele faccio bere al fidanzato? Eh beh sì, un fia volta. No, devi berla insieme col fidanzato. Ragazzi, a proposito di fidanzate, io è dal 21 di febbraio che non vedo la mia. Porca miseria. E come che fai adesso? Godico i calli. Pensavo i capi. Scusami, che smorso il camper. Non fare il timido. Non fare il timido, sì, Mirko. Sì. Com'è là, Mirko? E sei su Camillo, Mirko, vedi tu? Ciao bello! Ciao! Ciao bellesse! Adesso si registro. Secondo me, allora, è vero che magari per altre malattie, eccetera, abbiamo avuto molti più morti, come mi dici te, no? A Trento era più del doppio, no? L'altro anno. Però quei morti comunque erano inevitabili, no? L'altro anno. Quest'anno sono senz'altro meno, come dici te, però sono salvabili, ma per essere salvabili hanno bisogno di una determinata struttura ospedaliera, che al momento non riusciamo ad avere, ossia i respiratori, eccetera, eccetera. Io credo sia così. Non c'entra con il con seppellire il cimitero, insomma. Però dicono almeno non vi contagiate di questa malattia che, anche se ha fatto meno morti, non è curabile, cioè potenzialmente è problematica, senza. Non so se mi sono spiegato. Sì, ho capito. Sì, certo. Cioè, tipo l'infezione ospedaliera che avevo menzionato, 49.000 morti all'anno in Italia. Però la muoiono comunque. Col coronavirus magari se hai i respiratori ti salvano, ma se non hai i respiratori non ti salvano, ma avrebbero potuto salvarti. Hai capito il discorso come gira, no? Quindi loro dicono non facciamo morire gente che avrebbe potuto salvarsi, insomma. Io credo sia così, il ragionamento. Verrei una sambuchetta, una liquirizia, quella sì, è che devo ancora cenare, ho un sacco di fame. Anch'io. Come tutta cosa mangiamo, fidanzato? Non so. Adesso passo a trovarti. Saluto. Sì, dai che ci salutiamo, ragazzi, che Marco e gli altri hanno cenato, mamma, no? Tutti, cavolo. Non sento Fabio. Cosa hai detto, Fabio? Repeat, please. Ho detto che voi state facendo la videochiamata, ma uno è su del posto guida e l'altro sulla brandina dietro. Ma io sono nel mio letto, guarda, io sono a casa mia. Te ne occupi la casella? No, io sono in camera mia. No, siamo a 20 metri, 30, 20, 30. Sono Cristian. Due chiamate per 20 metri. È perché stavo finendo le mie robe qua. Marco, quel lo stronzetto di fidanzato non risponde mai al telefono. E stasera guarda quanto sta al telefono, perché ha giocato la nuova. No, è la 20ª volta che ho detto dai che andiamo a cenare. Perché io quando lo chiamo non mi risponde mai. Ho provato anche a fargli la vocina, quelle delle... Tiffany, fammi parlare che sto aspettando. Un saluto da Leo. Ciao Leo. No, noi dormiamo un po' di... Thank you.